Benvenuti ad una nuova puntata di Conoscere i funghi. Peraltro oggi Fabio caratterizzata da due funghi differenti ma molto simili e molto buoni. Sì, si tratta dei porcinelli, tipici simbionti delle betulle. Infatti qui siamo in un boschetto di betulle ed è l'habitat proprio di questi funghi. Abbiamo, diceva Giorgia, due specie sotto mano che in realtà sembrano dei sosia. Sembrano dei sosia al raccoglitore che abituale così che a scopo culinario, però in realtà per un osservatore un po' più attento ci si accorge che ci sono delle differenze tra questi funghi qua. Okay. Allora prendiamo questi due esemplari, questi sono tipici esemplari di Lecinum scabrum, cioè il cosiddetto porcinello bruno della betulla. Okay. E la caratteristica di questi funghi, il portamento piuttosto slanciato perché vengono sempre in ambiente erboso, perché sotto le betulle cresce l'erba, perché hanno una chioma poco filtrante, no? Cioè che lascia filtrare molta luce. Okay. E quindi cresce erba e in un ambiente erboso anche il gambo si sviluppa maggiormente per portare poi le spore all'aria. Okay. La forma inizialmente è convessa, di colore bruno, più o meno carico, e sotto troviamo dei tubuli che formano una spugna biancastra. Questa spugna poi diventerà color marroncino grigiastra a maturità e aumenterà di spessore, quindi pian piano che il fungo matura aumenta lo spessore della spugna e diminuisce lo spessore della carne, quindi è meglio raccogliere funghi piuttosto freschi di questo tipo qua, capito? Perché hanno più carne e meno spugna. Perfetto. Il gambo è, come abbiamo detto, lungo, cilindrico, un po' clavato, tendenzialmente tende a ingrossarsi verso la base ed è in superficie ornamentato da tante fini squamette nerastre. Questo è proprio un carattere di questo fungo. Se noi tagliamo la carne, andiamo a osservare l'interno, la carne è una carne bianca, leggermente fibrosetta, ma che non presenta delle ossidazioni all'aria, quindi non cambia colore. Ok. Se noi andiamo a vedere invece quest'altro fungo che cresce qui vicino, vediamo intanto dall'osservazione della cuticola si vede che questa è una cuticola più liscia e più bruna calda come colorazione, questa è più grigiastra e più opaca, più anche ruvida come superficie. Se noi poi andiamo a vedere il gambo, presenta delle macchie verdastre. Okay. Quindi probabilmente questa è una specie che andrebbe chiamata Lecinum varicolor, proprio perché presenta alcune caratteristiche, ma andrebbe insomma approfondito bene lo studio, perché di lecini in realtà ce ne sono tanti. Molti si assomigliano tra loro e tutti vivono, molti di questi vivono in simbiosi con le betulle. Quindi tutti commestibili comunque? Questi sì, purché siano freschi sono tutti funghi commestibili. Perfetto, allora noi anche per questa puntata andiamo a farci il risotto. Fabio, tu quanti funghi mangi all'anno? Io ne mangio pochi, in realtà cerco, quando trovo qualche porcino me lo secco e poi lo mangio d'inverno magari nel risotto, quello si sposa molto bene. Allora andiamo a seccare se esce il sole. Ci rivediamo alla prossima puntata di Conoscere i funghi.